Buongiorno a tutti e benvenuti. Mi conoscete, comunque per chi non dovesse conoscermi, sono Gabriele Rentocchini e sono responsabile del business consumer per MD in Sud Europa. Oggi vi raccontiamo, facciamo tutti gli anni, le nostre novità di prodotto destinate al mercato consumer tendenzialmente per il prossimo Natale, per la prossima stagione di holiday. Faccio effetto cinema? Fai effetto cinema, sì. Poi sono curioso di raccogliere commenti sulla sala, questo aspetto un po' particolare, ho avuto feedback un po' diversi. Parleremo di prodotti, ma prima di parlarvi di prodotti, di raccontarvi le novità, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, voglio fare una introduzione legata al mercato, a cosa sta succedendo al mercato. Non so se vi ricordate, l'anno scorso vi abbiamo parlato di come era il mercato in quel momento, nello specifico, ma nel frattempo il mercato è cambiato tanto. È cambiato tanto e anche molto velocemente, quindi quello che vogliamo fare oggi è dirvi la nostra visione di come sarà il mercato, e anche per raccontarvi questo cambiamento abbiamo invitato Microsoft, che vi dà un'ulteriore visione, ci aiuta a spiegare cosa sta succedendo in questo mercato da una posizione sicuramente dominante come la loro. Però quello che è importante, sicuramente poi ritorneremo sull'idea di prodotto, che ci rappresentano per quello che sostanzialmente facciamo. Ma prima di parlare di quello vogliamo anche darvi un'indicazione in più, cioè cosa ci spinge e quali sono le idee che stanno dietro all'evoluzione, allo sviluppo delle nostre tecnologie. E per fare questo parto dalla nostra mission, cioè cosa ci guida, cosa ci spinge e qual è l'idea che sta dietro allo sviluppo delle nostre soluzioni. Molto semplice. Il nostro obiettivo è quello di essere leader nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni innovative e su misura. Su questo aspetto ve lo sottolineo in modo molto importante, che mettano in condizioni le persone di superare i limiti di quello che è possibile oggi. Ovviamente partendo da quello che ci contraddistingue, quindi dall'architettura x86, ma che va decisamente oltre a quello che è sempre stato fino adesso. L'idea è quindi, quando testate, quando provate i nostri prodotti, anche quando li giudicate, provate ad aggiungere nell'idea, nel modo di approcciarvi alla lettura del prodotto, anche questo pensiero su perché abbiamo sviluppato determinate soluzioni e che cosa ci sta dietro. Questa è l'idea che sostanzialmente ci guida nelle nostre scelte. Ovviamente abbiamo una strategia che è ancora molto forte e lo sarà anche per il futuro, legata al mondo dei client, quindi continueremo in modo deciso a sviluppare soluzioni client partendo dall'elemento principale che fa parte della nostra tecnologia, che è il concetto di APU, e lo faremo per sviluppare soluzioni per tutti i vari formati che stanno nascendo sul mercato. Quindi conoscete già il PC tradizionale, il notebook, conoscete già i tablet, ma in mezzo si stanno formando soluzioni alternative. Questa è un po' l'idea. Continueremo con un'ulteriore accelerata nello sviluppo della parte di grafica, ovviamente il nostro fiore all'occhiello da un punto di vista di tecnologia. Abbiamo con l'acquisizione di SeaMicro lo scorso anno impostato un percorso legato ai server ultra low voltage, integrando, questa è una parte molto interessante, integrando un'architettura, se vogliamo, di terza parte, quindi integrando all'interno della nostra soluzione APU anche una soluzione ARM per ottimizzare l'ultra low voltage, e quindi sostanzialmente abbiamo in un unico chip anche intellectual properties di terze parti, quindi non soltanto tecnologia sviluppata da MD, ma anche soluzioni proposte da altre, per permettere anche agli sviluppatori software o chi integra di avere una soluzione molto più flessibile rispetto a quanto magari si è stati abituati nel passato. E per finire, magari questo è un po' nuovo per chi approccia il mercato legato al segmento puramente del PC, del personal computer, un segmento che è embedded o semi-custom, ovvero la possibilità di sviluppare, partendo dalle nostre competenze, quindi dalle nostre intellectual properties, anche soluzioni mirate, sviluppate ad hoc per i singoli clienti. E qui viene subito, magari l'avete già visto, ve ne siete già resi conto, legato per esempio al mondo delle console game con le soluzioni che sono state annunciate recentemente.
In questo caso noi parliamo di prodotti semi-custom, ovvero prodotti non fatti su una linea standard di produzione, che poi vengono integrati su diverse macchine, ma prodotti che vengono sviluppati ad hoc per essere integrati all'interno di una soluzione specifica, quindi con caratteristiche adattate e, se necessario, e questo è già capitato, che integrano tecnologie di altri. E quindi all'interno del cosiddetto sistema on a chip, all'interno di un singolo chip, la possibilità di avere non solo architettura x86, non solo GPU, ma anche elementi e tecnologie esterne. E questa per noi è una capacità, una competenza decisamente molto, molto interessante, molto importante. Quindi non solo, adesso poi lo vedremo nei prodotti dopo, sviluppare un sistema on a chip come cabini, quindi una soluzione intera all'interno di un unico chip, ma aprire questa architettura anche a tecnologie di terze parti. Ovviamente alla base di tutto ci sta questo, credo che lo conosciate, c'è l'APU che continua a rimanere la nostra architettura di riferimento, quindi come sapete CPU e GPU integrate in un unico chip, su questa parte però appunto non mi soffermo perché sicuramente conoscete tutti cos'è una APU. Ovviamente questa è l'idea di architettura di prodotto, ma fatta con un obiettivo che è quello di estendere l'esperienza del consumatore. Quindi ci sono vari elementi che oggi si aggiungono nella scelta, nello sviluppo di un prodotto, che vanno presi in considerazione perché il prodotto sia un prodotto di successo, è adattabile alle esigenze del consumatore, e tendenzialmente quello che vediamo sono la capacità di la vera multimedialità. Si parlava di multimedialità quando i PC hanno cominciato ad emettere dei suoni. Oggi la multimedialità è la capacità di veramente gestire tutti i sensi, quindi vadano dalla gestione del touch, ma anche il riconoscimento dei gesti, alla possibilità di avere biometric recognition. Ne avete qui per esempio alcuni esempi. Immaginate l'idea che il PC vi possa riconoscere in base alle vostre caratteristiche, come la vostra faccia, un'applicazione molto semplice, non avete più bisogno di inserire password per accedere non solo al PC, ma a tutte i siti che hanno bisogno del riconoscimento, e quindi se hanno bisogno di un controllo di sicurezza, non lasciate che questo controllo sia fatto da 20, 30, 40 password diverse o addirittura una sola su tutti i siti, molto pericoloso, ma lasciate che sia direttamente la vostra faccia, su quella metteteci la faccia. Da questo punto di vista è più sicuro e molto più semplice, perché non avete bisogno, non avete nessun rischio di nessun genere. L'augmented reality, anche in questo caso, la capacità, pensate quando si vede un film, oggi c'è tanta post-produzione, tutti gli effetti speciali vengono aggiunti. Immaginate se questi effetti speciali, questa post-produzione venga fatta live durante una videoconference per poter trasferire all'interlocutore dall'altra parte della comunicazione contenuti multimediali mentre si sta facendo una videoconference. Tutte queste cose qui possono essere gestite nel momento in cui ci si concentra e si aumenta la capacità di calcolo parallela dei processori, quindi quello che per noi è l'elemento APU ed è l'elemento della grafica. Sono caratteristiche e servizi che nascono da questo genere di tecnologia. Contenuti ovunque, questa cosa qui magari vi è già più familiare, legata al mondo dei tablet e al mondo della telefonia. Queste sono le idee di base che stanno attorno al quale costruiamo la nostra offerta di prodotto, e sostanzialmente oggi che cosa andiamo a vedere? A parlare di questi quattro linee di prodotto. Per quanto riguarda la parte di processori APU, parliamo di Richland Cabinet e Mesh, che sono le tre novità, con grande attenzione sul mondo Cabinet e Mesh, che vi dicevo è il primo sistema on a chip x86. E parleremo anche di grafica Solar invece per il mondo del gaming e della multimedialità, in questo caso nello specifico solo per quanto riguarda la componente grafica. Come vedete, il concetto è anche quello di muoverci su fattori di forma diversi, su formati diversi rispetto a quello tradizionale, quindi PC, portatile, ma anche introdurre soluzioni, quindi la soluzione T-Mash per il mondo tablet. Non c'è. Vi dicevamo il mercato, l'avete visto probabilmente nell'agenda nell'invito, si parlava di il PC è morto, perché ogni tanto si legge, si sente parlare del fatto che il PC ormai non lo vuole nessuno.
Raccontiamo un po' velocemente che cosa è successo ultimamente sul mondo del PC. Diciamo che il mercato è stato fino al 2010 abbastanza stabile, con delle crescite importanti, in regioni diverse, momenti diversi, ma le regole di questo mercato e soprattutto i fattori i formati erano abbastanza semplici, perché erano solo due: notebook e desktop. Si è cominciato a vedere verso la fine del decennio scorso qualche soluzione ultra thin, ma erano notebook con un design un po' più bello. Quindi è stato un mercato abbastanza semplice anche in crescita. Quello che è successo negli ultimi 2 anni, e anche molto rapidamente, è che c'è stato più movimento di quanto ce ne fosse in passato, e sono comparsi fattori di forma diversa. Ovviamente i tablet sicuramente hanno dato una scossa, hanno creato un nuovo tipo di esigenza, sia d'uso che tecnologica, è molto, molto interessante. E quindi anche la parte blu, diciamo così, ha cominciato ad aggiornarsi, a modificarsi, a rivedere un po' quello che potrebbe essere il futuro, aggiungendo anche in questo caso soluzioni ultra slim, small screen. Cominciamo a vedere le prime soluzioni ibride, cominciamo a vedere le prime soluzioni convertibili, quindi sono nati soluzioni alternative. Ovviamente, per andare dietro, qui provo un po' a riassumere che cosa è successo. Noi venivamo da un mondo, un old ecosystem, chiamiamolo in questo modo, schermi grandi, tutto focalizzato sulle performance x86, sviluppato soprattutto con l'idea di creare contenuti. Diciamo che il PC nasce più da un mondo commercial e poi è stato trasferito verso il mondo consumer, però l'idea di base che ci sta dietro nasce dal mondo professionale, e quindi comunque sempre creazione di contenuti, dove magari anche l'idea della batteria o della durata della batteria tutto il giorno non era chiave, non è stata determinante nelle scelte. Dall'altra parte è successo qualcosa di diverso con gli smartphone e i tablet, quindi schermi più piccoli, avvio rapido, durata della batteria, ma soprattutto l'altra cosa che è cambiata, molto importante, è la logica delle applicazioni. Quindi si è passati da una soluzione dove si utilizzavano pacchetti applicativi, anche particolarmente complessi, decisamente molto ricchi e capaci di soddisfare esigenze molto ampie, al loro opposto, cioè l'idea di sviluppare piccole applicazioni con singoli piccoli servizi, ma che diventassero più accessibili, più facili per il consumatore normale, chiamiamolo così, per il consumatore domestico. L'idea è che questi due mondi, che in questo momento viaggiavano in parallelo, andranno in convergenza, cioè il meglio delle due soluzioni tenderà a convergere in fattori, in formati nuovi e innovativi. E questa è l'idea del nuovo client ecosystem che ci aspettiamo nei prossimi anni, ma direi anche mesi, sostanzialmente già a brevissimo, che prevede tutte queste soluzioni, quindi tablet, ibridi, anche desktop, dove verranno portate all'interno il meglio dei due mondi. E quindi la nostra scelta di tecnologia e di prodotto è fatta per conquistare la leadership nel segmento che riguarda tablet, i prodotti ibridi, detachable, tablet e notebook, e i notebook, ne vedete anche qui esposti i primi, la soluzione da 10-11 pollici, e quindi sostanzialmente dei notebook ultra portatili. Ovviamente rimangono ai lati di questa soluzione notebook, che rimangono il nostro focus core di business, ma non sono la novità, e quindi non ci concentriamo su quello, mentre da questa parte rimangono i media tablet tradizionali, che oggi sono già presenti sul mercato. Queste sono le caratteristiche che noi andremo a inserire in tutta la nostra offerta di prodotto, quindi l'ho già citate prima. Michel, quando vi racconterà il prodotto, andrà nello specifico a raccontarvi quali di questi elementi su ogni singola fascia di prodotto verranno inseriti, quindi poi avremo un approfondimento tecnico da questo punto di vista nella prossima presentazione. E quindi questo è come ci aspettiamo che sarà il futuro. Alla domanda se il PC è morto, assolutamente no. È che il mercato del PC, che avete visto prima,
fino al 2012, cosa ci aspettiamo per il futuro. Continuerà, ma con tanti cambiamenti, quindi ci saranno soluzioni diverse, attori diversi. Come vedete, il mercato è bello florido, è importante. Ovviamente non siamo più, tra virgolette, soli, perché c'è comunque un mercato di confine legato al mondo tablet, iOS o Android, in forte crescita. Ma le nuove soluzioni, le nuove architetture, le novità che provengono dal mercato PC confermeranno ancora una posizione dominante su questo segmento.